Crediamo che le cure pre e post parto dovrebbero essere gratuite per le donne. Ciò eviterebbe molte morti. Sara, sorella di Adama Turei. Adama Turei è morta nel dicembre 2008, parecchie ore dopo aver dato alla luce la sua prima figlia. All'inizio della gravidanza, Adama iniziò a recarsi presso la clinica locale per i controlli, ma dovette interrompere le visite non avendo i soldi necessari per pagarle. La paura dei costi l'ha indotta a non ricercare le cure mediche di cui aveva bisogno, ha detto Sara, sua sorella. In 8 mesi il suo corpo divenne gonfio, ma lei e la sua famiglia pensarono che si trattasse solo di un aumento di peso legato alla gravidanza e non che potesse essere un sintomo di complicazioni. Diede alla luce una bambina con un parto tradizionale, ma subito dopo iniziò a vomitare e ad avere brividi di freddo. Poi cominciò a sanguinare. La famiglia si accorse che qualcosa non andava e iniziò a raccogliere il denaro per portarla in ospedale. Negoziarono un prezzo con l'autista del taxi, ma durante il viaggio di 40 minuti verso l'ospedale di Freetown, Adama morì. Sara, rimasta l'unica responsabile della nipotina, dice che è una vera e propria lotta trovare i soldi per comprare il cibo quotidiano per la bambina. Adama è morta perché non avevamo il denaro e dunque non è arrivata in tempo in ospedale, spiega Sara, la sorella di Adama.